Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Seguitemi. Allora, ho preparato la farina di tipo 1, eccola qua, con il germe di grano. Metto in autolisi dentro la ciotola dell'impastatrice, aspetto mezz'ora, ho accorciato un pochino i tempi, tanto questi passaggi già li conoscete. Ci ho aggiunto la pasta madre che ho sciolto con un goccino d'acqua, messo il sale e poi faccio girare, con l'impastatrice per portare ad incordatura. Poi metto l'impasto dentro una ciotola oliata e faccio delle pieghe direttamente nella ciotola, dopodiché lo metto a lievitare 4-5 ore, dipende dalla temperatura, e fino al raddoppio. Bene, passato il tempo, eccolo qua, scusate, ho dimenticato la foto per farvi vedere come era cresciuto, lo metto sul piano di lavoro. E vado a fare le solite pieghe, le pieghe a tre. Vedete come è ben lievitato, eh? Questo video lo sto facendo perché mi è stato chiesto da un'amica che mi segue dalla Germania, mi ha fatto delle domande, quindi ora vedrà, gli faccio vedere questo video, come fare questo tipo di pane. Si chiama Tiziana e la saluto. Sì, ho diverse amiche che mi seguono da fuori Italia e questo mi fa molto piacere naturalmente. Bene, finiti i giri di pieghe, ho fatto due giri, se è necessario fatene anche tre, eh. L'impasto, come vedete, il mio era ben lievitato con le bolle, due giri ho ritenuto che bastassero. Poi vado ad allargare per formare il filone. Allargo per benino. Volevo dirvi anche di cliccare sulla campanella sotto il video, sul mio canale su YouTube. Facendo così vi arriveranno poi le notifiche dei video, nuovi che faccio. E sarete sempre aggiornati, ok? Bene, ho chiuso il filone in questo modo, avete visto, ho intrecciato i lembi così e poi premo con le mani per sigillare bene in questo modo. Farò un bel filone lungo, e tanto che non userò il mio cestino perché non lo contiene. Il mio cestino va bene, però verrebbe un filone un po' cicciottello. Invece voglio farlo bello sfilato, un po' più lungo del solito. Ho messo un po' di semola così, ecco. Lo allungo un pochino. Ed eccolo pronto per la seconda lievitazione. Lo appoggio su carta forno, quindi senza stampo, lo metto direttamente a lievitare sulla teglia. Sopra ci sto mettendo una farina integrale. Lo chiudo così, non strettissimo, ci appoggio sopra un telo così, ma proprio leggero. E lo lascio lievitare 2-3 ore, anche qui vi dovete regolare da soli con la temperatura che avete in casa. Bene, ho fatto un taglio veloce centrale e ho infornato con il forno già caldo a 250. Dopo 50 minuti, eccolo qua, il filone è cotto. Ho abbassato piano piano la temperatura, prima a 220, dopo 15-20 minuti. Ho tolto il pentolino che di solito metto. Ho continuato poi a 200
fino a fine cottura e poi ho lasciato spiffero 10 minuti. E questo è il suono, il canto del pane, avete sentito? Bello crocchiarello. Ho aspettato che si freddasse un pochino, un'oretta, e taglio. E vediamo la sorpresa dell'interno. E beh, io direi che va bene. Questi sono gli alveoli giusti per questa idratazione, vedete? Sono regolari, quindi ho chiuso bene, è lievitato bene. Forse il taglio dovevo spellare un pochino di più, ma non importa. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Vi invito a fare questo pane, naturalmente rivolto ai miei iscritti, alle mie iscritte che panificano sempre. E invito a seguire non tutta la lettera questa ricetta, come le altre del resto, perché la lievitazione varia in base alle temperature, alle stagioni. Se c'è bisogno fate anche un passaggio in frigo. Gestite un pochino da soli, imparate a gestire da soli la lievitazione, che è molto importante. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!